Ciao amici, oggi inizia la Coppa America, Cormio Brasile. Speriamo di vincere da brasiliano. Tifo il Brasile, ma spero che sia veramente una bella Coppa per tutti, che possa essere un grande spettacolo del calcio. Sono 3 anni di Mister Cicci, diciamo che ha fatto bene fino adesso, ma non ha ancora convinto il Brasile. I tifosi sono un po' arrabbiati dopo i mondiali. Fino adesso i suoi numeri parlano chiaro, sono 30 vittorie, 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte, una purtroppo nel mondiale e un'altra in un amichevole contro l'Argentina. Abbiamo segnato, il Brasile di Cicci ha segnato 80 gol, ha subito soltanto 10 gol, tra cui 7 gol c'era Alisson come titolare. Diciamo che il Brasile non vince questa Coppa America da 2007, in quello 3-0 contro l'Argentina con un gol di Júlio Batista, Ayala che ci ha regalato con un gol contro e poi Daniel Alves che segna il 3-0. Quindi è già da un po' di tempo che il Brasile non vince. Di 35 volte che il Brasile ha partecipato alla Coppa America ha vinto solo 8, quindi diciamo che bisogna fare qualcosina in più. Cicci ha convocato, mischiato un po' di giovani, poteva essere meglio, ma non ha voluto puntare solamente nei giovani, ma ha portato a casa anche un po' di esperienze, Miranda, Daniel Alves, Felipe Luiz, Thiago Silva, anche se Marquinho è giovane, ancora 25 anni, ma sembra che ha 35, ha troppa esperienza. Diciamo che più della metà della squadra che era nel mondiale è rimasta e alcuni nuovi che sono arrivati come David Neres, Richarlison che sta facendo molto bene, soprattutto sembra che tutto indica che David Neres sarà quello che giocherà al posto di Neymar. Vediamo se questo ragazzo farà una ottima Coppa America, inizia oggi, quindi speriamo che questo Brasile possa fare qualcosa di buono. E nel frattempo commentate qua giù, inviate le vostre domande, iscrivetevi sul canale qui nell'angolino o in questo angolino qui, non mi ricordo qual è del 2 del YouTube. Iscrivetevi sul canale e vi aspetto nel prossimo video con il vostro suggerimento. Buona Coppa America a tutti, gli orari sono un po' tardino, ma diciamo che alcune partite saranno alle 21 italiane, altre alle 2:30 di sera, quindi non sarà molto facile da vedere oggi il Brasile, ma sempre forse Brasile.